Buongiorno dal TG3. In acqua, senza soccorsi per ore. È drammatico il racconto dei tre migranti superstiti del primo naufragio dell'anno nel Mediterraneo. A bordo del gommone affondato al largo della Libia ci sarebbero state altre 117 persone e nessuna di loro sarebbe sopravvissuta. Il racconto nel servizio di Jacopo Cecconi. Hanno raccontato di essere partiti in realtà dalla Libia su un gommone con a bordo 120 persone portate da Calabuli la notte di giovedì e dopo 10-11 ore di navigazione il gommone ha cominciato ad affondare. Non sarebbero dunque 17 come sembrava in un primo momento, ma 117 i morti nel naufragio di ieri 50 miglia al largo di Tripoli. A riferirlo all'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni sono stati tre sopravvissuti, due sudanesi e un gambiano, appena si sono ripresi dall'ipotermia nella clinica di Lampedusa. A bordo c'erano anche 10 donne, di cui pare una ragazza fosse incinta, e due bambini, di cui un bambino di soli 2 mesi. Ad avvistare il gommone in difficoltà era stato un aereo militare italiano che aveva parlato appunto solo di una ventina di persone. Aveva lanciato 2 zattere di salvataggio e avvisato la nave Caio Duilio, che incrociava a circa 200 chilometri. Da lì è poi partito l'elicottero che ha salvato i 3 naufraghi. Ora sono all'hotspot di Lampedusa insieme ad altri 80 migranti salvati fra ieri e oggi, vicino all'isola, su 2 barche diverse dalla guardia costiera. Purtroppo questo quest'anno è un naufragio molto, molto, molto importante, molto drammatico, ed era parecchio tempo che non sentivamo notizie di un naufragio con così tanti morti. Da oggi Matera è ufficialmente